Ci troviamo sul lungomare di Giardini Naxos con il rappresentante del Comitato Ecologia Integrale di Sud Chiama Nord. Quali sono le problematiche che sono emerse in questi giorni, Giuseppe Leotto? Sì, siamo qui stasera per dare voce alle tante preoccupazioni dei cittadini che in questi giorni ci hanno scritto su alcune fattispecie che riguardano il lungomare di Giardini, che è il nostro salotto e che dovrebbe essere, diciamo, il biglietto d'ingresso che noi forniamo ai tanti turisti che cominciano a visitare le nostre coste. Ora, diciamo che tante scelte nei lavori di riqualificazione del lungomare ci lasciano un po' perplessi. Ci permettiamo infatti di suggerire, perché sembra che i lavori di sostituzione delle mattonelle dovranno continuare fino alla fine di maggio, ci permettiamo invece di suggerire che forse sarebbe opportuno concentrare le forze della ditta incaricata sulla necessità di finire la piazza che sta alle nostre spalle, la piazza Calchis, che non può assolutamente essere lasciata alle porte della stagione turistica in questo stato, e la vicina piazza San Pancrazio. D'altronde i lavori di sostituzione delle mattonelle possono benissimo essere completati anche dopo questa stagione turistica. Tra l'altro, poco più avanti c'è stato un importante restringimento della strada che obbliga i cittadini per passare a transitare in mezzo alla carreggiata, in mezzo alle macchine, in spregio di qualsiasi norma per la sicurezza. Questo in più vorrei anche aggiungere due cose importantissime. C'è anche un problema con una voragine poco più avanti di dove stiamo parlando. Non si sa per quale motivazione questa voragine si è formata, forse una perdita idrica. Comunque anche questa è una situazione che andrebbe assolutamente risolta prima dell'inizio della stagione estiva. E poi un'altra cosa che i cittadini ci hanno lamentato molto in questi giorni è che il lungomare in questo momento è al buio, quindi la sera le persone che passeggiano sostanzialmente al buio. Questo ci dà anche l'opportunità di riprendere il tema dell'energia, perché noi continuiamo a ripetere ormai da settimane inascoltati la necessità di investire profondamente su questo tema, sul tema dell'energia. Avevamo anche offerto la soluzione del progetto di finanza e project financing, ma in questo caso, ecco, nel caso del lungomare, tra l'altro la ditta incaricata ci risulta che da capitolato debba realizzare anche l'illuminazione. Quindi che magari forse sarebbe il caso che si concentrasse su questi aspetti piuttosto che su altri. Mancano anche i cestini nella parte che è stata aperta alla fruizione pubblica. I Sì. cestini di raccolta dell'immondizia si verificano degli scenari veramente inconcepibili in questi giorni. Sì, diciamo che questo favorisce purtroppo la brutta pratica da parte di molti di buttare le cartacce o le bottiglie vuote direttamente sull'arenile. E questo contribuisce, diciamo, a offrire un'immagine non proprio positiva della nostra cittadina. Quindi magari che anche questi dettagli venissero curati prima che la stagione entri nel vivo, ormai manca davvero pochissimo.